Posso fare il filler prima di andare al mare? Ciao, sono il dottor Giampaolo Baruzzi e da oltre 20 anni mi occupo di medicina estetica, nutrizione e medicina anti-aging. Se sei appassionato anche tu come me di questi argomenti, iscriviti al mio canale. Ci sono tre domande che spesso le persone mi fanno prima di fare un filler in estate. La prima è: il sole può essere una controindicazione? Il sole non è una controindicazione assoluta al trattamento, quindi sì, il filler con acido ialuronico può essere fatto anche prima di esporsi al sole. E per esposizione al sole intendo stare molte ore al sole, anche in quelle dove il sole è più forte. Però bisogna tenere presente, e questo è il consiglio che do sempre ai miei pazienti, che prima di esporsi è meglio aspettare uno o due giorni dal trattamento. È molto importante infatti far stabilizzare la distribuzione dell'acido ialuronico prima di esporre la pelle ad un aumento di temperatura dovuto al sole. E questo è ancora più importante se il trattamento ha lasciato delle piccole ecchimosi oppure un po' di rossore. In questi casi infatti è fondamentale aspettare la completa remissione e calcolare da quel momento un paio di giorni prima di esporsi. Farlo subito significherebbe rallentare il processo di guarigione ed aumentare sia il rischio di edema che la formazione di macchie. La seconda domanda è: col sole l'effetto estetico del filler dura di meno? Sì, è vero, l'esposizione solare può stimolare maggiormente, soprattutto nelle persone sensibili, un enzima che degrada più velocemente l'acido ialuronico. Anche in questo caso però l'esposizione al sole non è una controindicazione assoluta. Come ho detto infatti in modo approfondito in altri video, il sole, per non creare problemi, deve essere preso in modo corretto, seguendo queste semplici regole: esporsi gradualmente, usare delle creme con fattori di protezione proporzionato al fototipo, proteggersi soprattutto all'inizio dell'esposizione e preparare la pelle, soprattutto se chiara e sensibile, con degli integratori antiossidanti specifici. La terza domanda è se quello che vale per il filler in generale vale anche per il filler alle labbra. Sì, quello che ho detto vale anche per il filler alle labbra. Quindi si può migliorare l'aspetto delle labbra in estate senza problemi, se si ha ovviamente sempre l'accortezza di non esporsi al sole prima di 24-36 ore dal trattamento e di proteggere sempre le labbra trattate dai raggi solari con prodotti specifici. Il filler e il sole non sono antagonisti. Quindi se anche tu ti sei chiesta, come fanno in tanti, se il filler in estate può essere una buona idea, la risposta è sì. Non ci sono problemi. Quindi con qualche piccola accortezza potrai goderti le vacanze con un viso più disteso e sicuramente più giovane. Ciao, ci vediamo al prossimo video.